È stato un Natale turbolento quello che ha coinvolto l'azienda ospedaliera di Marche Nord, che ha visto contrapporsi da una parte il dottor Nudi, sostenuto dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso di Pesaro, e dall'altra i primari dell'azienda stessa. Un botta e risposta acceso tra la vigilia di Natale e Santo Stefano, accomunato da un problema di fondo, la mancanza di personale e di posti letto disponibili. Non è infatti andata giù ai primari dell'ospedale di Pesaro la dichiarazione del medico Umberto Nudi, che poche settimane fa aveva etichettato il pronto soccorso della città come una realtà da terzo mondo. Chiara e puntuale è stata infatti la risposta arrivata dai vertici dell'azienda ospedaliera Marche Nord, che nella giornata del 24 dicembre hanno organizzato una conferenza stampa per prendere le distanze dalle dure parole pronunciate dal loro collega nel mese scorso. Non siamo un ospedale terzo mondo, è stato fatto un danno d'immagine che questo ci rammarica molto per noi, ma soprattutto per tutte le donne e gli uomini che lavorano a vario titolo dietro ogni paziente. Noi siamo impegnatissimi nel versante Covid, i 41 letti di rianimazione lo dicono a chiare lettere, le subintensive, le degenze ordinarie, i numeri ce lo dicono, ma di fianco dobbiamo e facciamo trattare tutti i pazienti con patologia non Covid che hanno la stessa dignità, con la stessa importanza, permettetemi forse anche di più in questo momento. C'è una difficoltà a trovare nuovi medici a livello nazionale. Vi assicuro che la direzione sta facendo giorno e notte l'impossibile per darci a disposizione tutti i medici possibili. Il grido di dolore di Nudi è assolutamente comprensibile. Ci sono delle situazioni di grande disagio. Disagio che però la direzione e noi operatori cerchiamo di venire incontro. Ripeto, con il 2 di gennaio dei medici dei reparti andranno a dare una mano ad affiancare i pazienti del pronto soccorso, di più non si riesce a fare. Il pronto soccorso è il punto proprio di contatto diretto di una realtà e deve essere migliorato. Il resto ha continuato a funzionare bene. Qualsiasi ospedale ha qualche problema, anche quelli che voi vedete come maggiori fuori, per noi che siamo esperti delle conoscenze anche di altri colleghi, sappiamo che cosa succede anche da altre parti. Quindi Marche Nord ha tenuto bene per ora, incrociamo le dita che continui a tenere anche adesso con questo nuovo Omicron che è venuto fuori, però ce la metteremo tutta. Finché noi non consideriamo l'area di Fano e Pesaro come unica realtà metropolitana, noi saremo sempre degli sconfitti perché non potremo mai usufruire delle risorse, ma sono tante risorse che le due città potrebbero avere, che confluite insieme potrebbero garantire praticamente delle strutture eccellenti che potrebbero dare una sanità di alta qualità.